posto al centro perché è arrivato il momento di celebrare i nostri dialetti, amici. E quindi conquisto. Facciamo il cambio? Cambio, come sempre. Perché, maestro, mi permetto di agevolare il mio saluto da parte ovviamente di Bianca. Bentornato, siamo pronti con la sigla del nostro programma, il nostro micro programma dedicato ai dialetti che si chiama, maestro... Le Minga Trop Tard, ciapa! Allora, ricordiamo rapidamente in cosa consiste questo gioco. Giovanna, sicuramente tu l'avrai visto, so che te lo... Da casa, sì, sì. Tu RaiPlay per vederlo, esatto. Allora, il nostro teatrino contiene un autoctono, cioè una persona che proviene da una parte d'Italia. Abbiamo avuto un bolognese, abbiamo avuto un calabrese, un genovese. E oggi, attenzione, siete pronti a scoprire chi si nasconde qui dietro? 3, 2, 1... Ta-da! Ah, ma sono Nicola! La coppia delle valli bergamasche! Ragazzi, benvenuti, rispettano le regole, non possono parlare. Io direi di buttarci subito a capofitto in quello che è un dialogo scioglilingua. 3, 2, 1, quando volete. Iae ti ae. Iae iae? È già finito. Mi sembra tutto molto chiaro. Io solo ho sentito ye. Ok. Possiamo risentirlo. Risentiamo. Un'altra volta. Attenzione. Quando volete. Iae ti ae. Iae iae. Dai, adesso si capisce. L'hanno anche un po' mimato. A me sembra, sai, quei giochi quando perdi le consonanti. Brava. Un po' sì, un gioco così di un virtuosismo. Ma attenzione. Ma scusa, è lui chiede una cosa a lei, lei risponde, una domanda e risposta. Quindi, intanto, bravo, Jonathan, diciamolo, suggeriamolo agli amici a casa. È un dialogo questa volta. Ah. Dialogo scioglilingua. Ora, loro lo hanno già un po' fatto. Io, però, chiederei se è il caso di introdurre subito il bonus mimo. Assolutamente, direi da Paolo. Perché ricordiamo che. Vedi, le nostre menti vacillano. Esatto. Però prima di fare prima del bonus mimo, io però voglio farvi vedere come si scrive quello che avete appena udito, e si scrive in questo modo. E ciapa! Ah, molto chiaro. Adesso tutto è estremamente chiaro, direi. Sì. Ora io vorrei fare il fenomeno leggendovelo, ma perché? No. Perché? Perché? Spostiamoci nuovamente dai nostri autoctoni, Nicola e Nicolò. Quando volete mimateci quello che avete appena detto. Vai! Ie, ie, iae, che iae. Ie, ie, iae. E. E. Allora, ae è volare, è vola, vola. Vola, forse vola, ha a che fare con le... Vola, con le ali, fiato, le ali. Le ali, non lo so. Avete qualche altra suggestione? Sì. Allora, in Puglia, ye vuol dire io. Ok. Non so se ci può essere qualche assonanza o qualche gemellaggio tra Bergamo e Bitonto. Ora, non so, potrebbe anche essere. Io invece notavo che sono tutte vocali tranne una T nella prima riga. L'unica consonante fra tutte. Esatto. E allora, visto che è evidente che state prendendo tempo, ma non avete capito una mazza, direi di buttarci a capofitto sul significato partendo proprio da queste lettere, il caso di dire. Compro una vocale. Allora, chi, e direi di iniziare con... Giovanna, vuole scegliere il bonus parola. Spieghiamo anche agli amici a casa, il bonus parola è una parola che vedi scritta qui sopra, in questo caso saranno anche verosimilmente semplicemente delle lettere, e sveleremo il significato. L'ultimo. Ae, questa qua. Sì. Che sarà uguale all'altra? In questo caso... Esatto. Non lo so, glielo chiediamo agli autoctoni. Allora, il primo... Ae, mi sposto da questa parte. E il secondo delle due frasi ha lo stesso significato? Sì. Okay. Qual è il significato di questa parola ae? Bzz. Cosa? Bzz. Bzz. Okay. Api. 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 Quindi ae, lo scrivo qui sotto, significa api. Ae. Ae. Quindi, a questo punto... Ti ha morso un'ape? E ti ha morso un'ape? Ma magari ti ha morso a te. Attenzione, attenzione, ti ha morso un'ape? E qui quindi? Ha morso te? E qui? Sì. Esattamente niente, non ci hai preso niente. Ma come? Molto bene, allora. No, allora posso provare? Vai, prova, qua si prova, vai. Allora io? Io, dice lui. Io sarebbe i. Io ho visto. Sì? Io ho visto un'ape. Sì? Ma sarà delle api? Ma dice api? Api o ape? Api, plurale. Allora, io ho visto delle api. Sì. Lei risponde,
tu devi smettere di vedere api ovunque. Di vedere api ovunque, è un'ossessione. Tu devi smettere di vedere api ovunque. Sì? E lui fa, hai ragione. Allora, scusate, veramente un applauso anche finto dalla regia, perché è stata brava Bianca, possiamo dire. Allora, io ho visto altro che... bonus parola, dai. Bianca se lo merita, vai. Ye. Okay, quindi questo ye. Sì. Nicolò, cosa significa questo ye? Vive. Quindi questo ye significa vive. Lo scrivo. Complica tutto questo ye. Esatto. Perché lui dice, io ho visto delle api, ma erano vive queste api? E lui dice, sì. Che cosa vuol dire? Devi dircelo tu. E dice... che erano vive. E come se erano vive? Ma attenzione, attenzione. Abbiamo musica evocativa, mi veniva oggi, non so perché. Ah, evocativa anche. Una musica evocativa. Comunque c'è del gemellaggio tra Bitonto e Bergamo. Non però posso dire, evidentemente c'è più gemellaggio con Israele. Perché possiamo dire il significato di questo scioglilingua nonché dialogo è, ce lo dite in italiano? Bravo Jonathan, è giusto. Hai visto le api? Ma sono vive le api? Sì, era un po' un intrattenimento. E quindi Jonathan Casagnani inaugura il 2022 con la vittoria. Il primo punto è mio, stai rosicando amore. Guarda, grazie ovviamente ai nostri amici autoctoni, come ama definirli Giampaolo. Ma che ne dite, dopo averci regalato questa vostra, come dire, parte di cultura dialettale, di regalarci anche qualche consiglio su come preparate, signore e signori, la polenta che fa parte proprio della cultura bergamasca? Andiamo in cucina, ragazzi. Andiamo.